I did a lot of bad things. Never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered. Con un nuovo video. Buongiorno, buon sabato mattina. Allora, io mi sono appena preparata, oggi ho messo il gonnellone, poi ve lo faccio vedere dopo, perché sto andando con Ale a portare Pietro a nuoto, perché ieri è venuto qui, venerdì è qui, e mi ha detto: zia, domani mi devi venire a vedere a nuoto. Ok, va bene, verrò a vederti a nuoto. Voglio anche la nonna, così abbiamo dovuto chiamare la nonna, chiedere se veniva anche lei a nuoto. Quindi oggi andiamo tutte in spedizione verso il nuoto. Allora, ieri ho girato un vlog, non ve l'ho messo, non ve l'ho editato, perché purtroppo abbiamo avuto una brutta notizia per quanto riguarda Nerina. Ho già, penso, terminato tutte le mie lacrime, infatti non voglio dedicare troppo tempo a questa cosa qui sul web, perché è una cosa che mi fa star male talmente tanto che preferisco niente. Preferisco non parlarne, anche perché Nerina è di Alessandra, il gatto di Alessandra, quindi sarà lei comunque a dirvi tutto. L'unica cosa che vi dico è che abbiamo avuto la conferma che purtroppo non sta bene e non mangiava da qualche giorno. Diciamo che sta andando avanti, ma non si era ripresa come pensavamo, e quindi niente. Scusate, ma faccio fatica, perché comunque, anche se è il gatto di Ale, io l'ho vissuta tanto. L'ho vissuta tanto perché io e Mauro, quando ci siamo sposati, che abbiamo costruito casa, abbiamo abitato con lei un anno e passa, e quindi io vivevo la gatta tutti i giorni. Poi comunque voi sapete il legame che io ho con Alessandra, con Pietro, con proprio la famiglia in generale, quindi io sono sempre, cioè noi siamo sempre da loro, loro sono sempre da me, e quindi io ho vissuto Nerina al 100%. È una gatta speciale, come tutti gli animali, e niente, però la vita è questa, la vita è questa, e quindi a volte bisogna pensare che bisogna comunque arrivare alla decisione di fare un gesto d'amore per loro, che è un gesto che fa terribilmente soffrire noi, ma è veramente un gesto d'amore più grande che ci possa essere nei confronti di un nostro amico a quattro zampe. E quindi vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Allora, voglio distrarmi un po', perché è giusto così. Volevo farvi vedere nel frattempo l'outfit di oggi. Allora, oggi ho deciso di mettere questa camicia qui rosa di Zara con il gonnellone. Adesso forse non riuscite a vedere perché è troppo alto, appoggio qua questo gonnellone qui, adesso è troppo basso. Questo gonnellone qui che ho preso da Max Factor un po' di tempo fa, ma che non avevo ancora messo. E niente, così. Mi piace tanto perché, come vedete, ha questo effetto. Faccio fatica a guardare, devo un attimo andarmi a sistemare. Dicevo, ha questo effetto, non so se riuscite a vedere, tipo dorato, ma in maniera molto soft, vedete? E l'avevo visto da Max Factory, e siccome a me piace verso la primavera, estate, così, mettere i gonnelloni,
L'ho presa e l'ho abbinata con questa Stan Smith, scusate, con questa All Star alta, sberluccicosa, che riprende comunque la camicia e sta bene con la gonna. Comunque, qua vedete tutte le mie scarpe perché ho appena pubblicato una foto su Instagram dove vi chiedevo, ve lo dico anche qua così almeno vediamo cosa rispondete, dove vi chiedevo se voi preferite la comodità della scarpa bassa, quindi la comodità ad esempio di una ballerina, vedete, in questo caso io ho tirato fuori alcune delle ballerine che avevo e questa qui, o se invece preferite il tacco, quindi alla comodità preferite l'estetica comunque del tacco. Allora, io vabbè, ho tacchi vertiginosi come ad esempio questo qui, che è un tacco molto alto, un décolleté, vedete, con la punta, che dirvi che è comodo è una palla perché non è per niente comodo. Ce l'ho anche così, ce l'ho anche di altri colori, ma sono di là. Adesso ho tirato solo fuori queste qua per la foto. E poi c'è questa che ad esempio è una via di mezzo. Con questo forse faccio meno fatica perché ha un tacco diverso, è forse anche un pochino più basso, di poco, però è un tacco diverso, è molto più comodo rispetto al décolleté. E poi vabbè, c'è la comodità di questa qui, che è quella che vi avevo fatto vedere qualche mesetto fa, che avevo comprato da Max Factory, e questa qui invece è comodissima perché ovviamente il tacco, come si vede, è molto più basso rispetto alle altre, e quindi questa è decisamente più comoda. Questo è sono quelle che vi ho fatto vedere nel post per chiedervi se voi preferite il detto per apparire bisogna soffrire, o se preferite invece il detto la comodità prima di tutto. Quindi, visto che mi sgridate sempre che su Instagram pubblico, che su Instagram vi faccio vedere anche qua. Tra l'altro, mi sono dimenticata l'altra volta di farvi vedere la foto di mia mamma e di mia nonna. Volevate vedere soprattutto la mia nonna perché vi ho detto che siete rimasti sconvolti della sua giovinezza. E ve la metterò e se la convincerò ve la farò vedere anche in un video. Vediamo se riesco a convincere. Magari mia mamma e mia nonna facciamo un video a quattro. Io, Ale, mia mamma e mia nonna. Potrebbe essere una idea. Devo però convincere perché a loro non piace tanto apparire, anzi, proprio zero. Infatti, quel giorno che vi ho fatto su Instagram il video con mia nonna, l'ho colta alla sprovvista. Infatti, mi ha detto: ma cosa stai facendo? Lei era convinta che io facessi una foto, facessi una cosa per noi. In realtà, quando ha capito che la volevo pubblicare, è rimasta un po' così. Infatti, mi avete detto: che tenerezza, perché l'avete vista proprio così. E anche mia mamma è una persona molto, molto, come si dice? Non le piace apparire, ecco, lei dice: io voglio fare la mamma, basta, voglio fare la mamma, non voglio apparire, e quindi cerco di farle sempre vedere il meno possibile per questo motivo. Nonna, guarda che ti hanno fatto tutti i complimenti, ringrazia, ringrazia che ti hanno detto che sei una ragazzina. Ringrazio, sì. Di qualcosa che sei, chi sei? No, è che non volevo. Cosa non volevi? No, non volevo mettere la foto. Perché ti vergogni? Ma va, ma ce ne fossero perché di nonni come te non e accetto gli anni di bisnonni. Vabbè. Dove l'ha messa? Ma che ne so? E basta, adesso do una sistemata. Tra l'altro, stamattina doveva venire l'architetto, soltanto che c'è stato questo imprevisto con Pietro Enea e quindi ho dovuto disdire. Soltanto che mi ha detto che stamattina sarebbe venuta con l'arredattrice di interni perché voleva far vedere un po' di cose. E quindi niente, siamo rimaste che dovrebbe venire, credo, nel primo pomeriggio. Adesso controllo perché mi ha appena mandato un messaggio. Volevo vedere se ok per le 14. Sì, ok, per le 14 sarà qua. Quindi vedrà un po' la situazione perché volevo farmi dare qualche consiglio per quanto riguarda il salotto. E per quanto riguarda la camera da letto, il salotto, perché quando faremo la mansarda abbiamo l'idea di
di fare, creare un grande open space, perché su faremo un salotto, su sarà tutto salotto. Contate che la metratura della mansarda è come la sotto, quindi sono 110 più o meno di metratura. Ovviamente va a ridursi perché nei laterali è comunque più bassa. È una mansarda assolutamente accatastata, una mansarda assolutamente con l'abitabilità, quindi una mansarda a tutti gli effetti, perché qualcuno tempo fa me l'aveva definita un sottotetto. No, è una mansarda a tutti gli effetti, anche perché noi la parte bassa andremo a chiuderla con tutta una parete in cartongesso, quindi sarà tutta una zona vivibile con tutto intorno degli armadi a muro in cartongesso che andranno a chiudere la parte bassa, quindi noi vivremo solo la parte alta e faremo tutto salotto. Quindi voi immaginatevi la metratura della mia casa: sopra sarà tutto salotto, faremo probabilmente un piccolo bagnetto, proprio piccolo piccolo piccolo, perché avendo già due bagni giù avremo poi in totale tre bagni, e una piccola stanzetta per me dove metterò la scrivania, il computer. Mauro non la vuole, infatti stiamo lottando, perché lui vorrebbe tutto aperto, in realtà io la voglio a tutti i costi, quindi faremo anche una piccola stanzetta per me, una stanzetta ufficio. E quindi quando ci sarà l'avanzata, avendo un mega salone, l'idea era comunque qua di buttare giù la parete e fare quindi un super open space. Quindi l'idea è quella, però tutto sarà posticipato a quando faremo la mansarda, ovviamente. Quindi per ora rimane così, anche perché l'idea dell'open space ce l'abbiamo cioè dal momento che faremo la mansarda, se no no, anche perché a noi piace lo spazio diviso, avendo due zone molto grandi, sia sala che cucina, abbastanza vivibile, ci piace così. Però ripeto, facendo poi un domani un mega salone sopra, al piano di sopra, l'idea era quella di buttare giù la parete, così almeno anche quando vengono gli amici, vengono gli ospiti, noi abbiamo la possibilità di allungarci con il tavolone anche da questa parte e mantenere il salotto comunque anche qua. Abbiamo una mezza idea su come fare, però poi vi spiegherò tutto quanto sarà, anche perché non credo che sia una cosa di adesso, sarà una questione probabilmente di qualche mese, sicuramente dopo l'estate o addirittura dopo Natale, anche perché adesso abbiamo un po' di spese importanti che poi vi dirò. E quindi la mansarda purtroppo continua a passare in secondo piano, ma d'altronde comunque noi giù abbiamo tutto e quindi è più una cosa per completare, però poi abbiamo tutto. Allora, noi siamo in macchina con dietro il nuotatore mondiale, vero? Pietro e Nea, sei pronto per andare a nuoto? No! Come no? Devi dire sì! Sei pronto per andare a nuoto? Puoi entrare, puoi riprendere. Posso riprendere? Ma ci sono gli altri bambini, la zia non può riprendere. Posso? Vabbè, vediamo, dai, valutiamo, ok? Siamo arrivati adesso a casa. Tra l'altro guardate nel giro di qualche giorno com'è cresciuto sto banano. Diventato enorme. Adesso aggiungerò un po' di terra in modo che si copra il bulbo sotto, e qui c'è l'altro, anche questo, ma questo è diventato enorme. Probabilmente in questi giorni che ha piovuto si è rigenerato e è cresciuto. Adesso andiamo in casa e preparo da mangiare. Facciamo lo svuoto alla spesa. Sono andata alla Coop, che peraltro trovo carissimo. Ho preso il Dixan, questo qua, per i colorati. Poi ho preso l'Enor ammorbidente, gnocchi per pranzo per Pietro e Mauro, e questo per me e Ale, e questa qui anche insalata. Poi fragole, qua c'è praticamente tre confezioni di fragole ed erano le uniche che mi sembravano decenti. Tra l'altro queste qua marchio Coop costavano meno rispetto a tutte le altre.
Mauro ha già messo su l'acqua per la pasta, quindi io butterò i gnocchi. Siamo usciti, siamo andati un attimo da Zara, c'è Ale che sta provando la mia macchina perché vorrebbe, deve cambiare la macchina già da qualche mese ed era orientata verso il compass, però poi vedendo la mia in effetti è più, forse un pochino più decisa perché è un po' più comoda da guidare in città, quindi sta guidando lei, io mi sto rilassando, peraltro fa un caldo bestiale. E cosa volevo dire? Che niente, siamo andati un attimo in città perché Ale doveva prendere una camicetta da Zara e quindi l'ho accompagnata e io ho preso un body che poi vi farò vedere, che avevo già visto ma non l'avevo preso perché non avevo voglia di provarlo. Però adesso l'ho preso ed è un azzurrino che vorrei mettere all'addio al nubilato della mia amica, con o il pantalone bianco o il pantalone quello tutto colorato con lilla, così, che ha un po' di colori vari e secondo me con questo ci sta bene. Devo solo un attimo capire cosa mettermi e poi vediamo. E poi comunque essendo un top estivo va bene un po' comunque tutta l'estate con qualsiasi pantalone, anche col jeans, perché in effetti quando l'ho visto sul catalogo di Zara online era su un jeans, quindi va bene su tutto. Adesso stiamo andando a casa, tra l'altro è arrivato oggi, è venuta l'architetto con la redattrice di interni, vi racconterò un po' cosa ci siamo detti, ma no dritto, è chiusa la strada, no? No, vi racconterò poi cosa ci siamo detti, però è un po' lungo da spiegare e ve lo dirò probabilmente poi nel prossimo video. Adesso stiamo andando a casa, io mi metto un po' sul divano, mi rilasso un po' perché poi stasera andiamo a cena. Mi sono preparata per andare a cena, tra l'altro siamo anche abbastanza in ritardo perché mi sono persa, perché sto facendo la torta per una mia amica, per la sua bimba, per il compleanno. Tra l'altro mi sono anche tagliata il dito, mi sono proprio tagliata con le forbici la pelle, male pazzesco. Comunque ho messo i famosi pantaloni bianchi, quelli che ho preso da Zara. Adesso quasi quasi accendo questa luce qui così vi appoggio lì e ve li faccio vedere. A me piacciono tantissimo, peraltro l'ho messo con questa camicia. Allora, il pantalone è così, è scampanato, vedete, fatto così a vita alta in jeans con i bottoncini. A me piace tantissimo, infatti quando l'avevo visto ad Ale ho detto li voglio anch'io, perché secondo me vestono molto 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 bene e sono anche morbidi per essere jeans. Adesso ve lo faccio vedere, adesso ve li faccio vedere anche da questa parte, vedete come rimangono a vita alta, un po' corti, quindi se vanno così a me, a una persona più alta vanno proprio così. Infatti adesso valuterò magari se farli accorciare un po' e dare un po' l'effetto del pantalone corto, però non lo so, no, anche perché così devo dire che non mi dispiacciono, sono, vedete, a vita alta, questa è una 34 e mi va praticamente giusta, vedete, morbida, la 36 era enorme, quindi l'ho dovuta cambiare e l'ho messa con questa camicetta, perché se non la sfrutto adesso non la sfrutto più, perché la camicetta di quel completo che sto valutando di mettere poi al compleanno di Pietro, però vediamo. Comunque questo è l'outfit, poi metterò questa borsetta qua gialla così va a riprendere un po' il giallo della camicetta e il giallo dell'elastico, e poi metterò invece come giacca, nel caso stasera facesse freddo, questa qua di pelle bianca, così si abbina ai pantaloni e non ho troppo colore. I did a lot of bad things, and never did I give in, just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered. Allora,
Allora, noi siamo arrivati al ristorante La Cascinotta, ve ne ho già parlato diverse volte, tra l'altro è bellissimo, adesso ha rifatto tutto, ha tolto la ghiaia, ha messo l'autobloccante, il prato è completamente seminato, è stupendo, è meraviglioso, a noi piace tantissimo come posto, intanto i bambini possono giocare liberamente, quindi è un posto adatto alle famiglie. E poi è proprio bello 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 bello, adesso poi se riesco vi filmo qualcosa, comunque a noi piace tantissimo. Poi sapete che io sono anche molto fissata con l'estetica, quindi una cosa mi deve piacere anche esteticamente e questo mi fa impazzire. Da mia suocera, io sto aspettando che Mauro prenda Zoetta e poi andiamo a casa. Un sonno pazzesco, non riesco neanche a tenere gli occhi aperti e quindi io ne approfitto per salutarvi, vi mando un grosso bacio e ci vediamo poi al prossimo video. Torna a dormire in macchina, ciao.